Ragazzi, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo episodio di cui vi rivelerò subito la natura, anche se l'avete già visto nel titolo. Oggi sono qui con Marcello. E dato che ha comprato questo bellissimo nuovo basso, hai un trapano. Dobbiamo bucare qua, allargare questo buco e iniziare a passare dall'altra, mettere una maniglia così si può aprire la porta con il basso. Cosa? Vuol dire... togliere le corde! No, aspetta. Tu vuoi fare dei buchi nel basso per fare un fermaporta, non ho capito. No, una maniglia proprio. Cioè, hai il basso, no? Fai... Ah, ok, per fare... ok, per fare la maniglia, ok, perfetto. E allora, per fare la maniglia, cosa bisogna fare? Allora, prima... Ci sono questi, cosa sono questi? I tasti, va bene, lo dico io adesso. Sono i tasti del basso che praticamente servono a far suonare il basso nelle note giuste. Esatto. È tutto molto regolare. Marcello invece, siccome è un bassista ribelle, vuole avere un basso che gli permetta di fare questo. Quindi toglierai i tasti. Toglierò i tasti, sì. Tutto tuo il video adesso. C'è la meccanica piegata da Nick Petricci. Nick. Grazie Nick, grazie. Togliamo, rimuoviamo le corde. Che sono ancora buone, sono delle buone corde. Le teniamo ovviamente. Esatto. Notare questo bellissimo battipenna fatto a mano da Marcello in un materiale molto pregiato chiamatosi cartone. E qua c'è tutto. Questo è lo... pelle morta e... Esatto, qua è il sudore dei concerti. È lo storico dei miei concerti per capire quanti concerti ho fatto. Insomma, dai, togliamo tutte le corde. Buono, buono. Allora, per l'operazione di smontaggio dei tasti ci avvaleremo di... avvaleremo, si può dire? Avvaleremo? No? Avvalersi. No, presente. Presente. No, futuro, scusa. Futuro semplice. Noi avvaleremo. Rifacciamo. Per la rimozione dei tasti noi ci avvarremo un saldatore. Se abbiamo il saldatore abbiamo anche lo stagno. Stagno? No, lo stagno, no. Vai, inizia. Via sti tasti. Ci vuole una pinza, è vero? No, ci vuole saldatore. Una presa. Praticamente col saldatore andremo a scaldare in maniera più uniforme possibile il tasto per sciogliere la colla che c'è all'interno. Basterà tipo tirare un po' così con una pinza. Io usavo la spatola. Basso fretless. Abbiamo appena acceso. Bisogna provare con la lingua se è calda. Per prima cosa, per togliere i tasti bisogna alzare il volume a chiodo. Ok, bisogna bagnarla però, vai a bagnarla. Che è sporca comunque. Se avete dei compiti da fare potete farli con la saldatrice. Dovevamo avvitarla. Ma sì, dai. Questo è il bello della diretta. Ve la rimango. Quella che avete appena sentito era una scorreggia. Senti. Ok ragazzi. Oh, che puzza. Mi sto autoflagellando con l'odore. Mi scorreggia. Poi esplode la saldatrice. Poi il bello che non è puzza di saldacoso. No, è puzza di merda. Di scorreggia. No, è tipo uovo marce. Spero stia effettivamente facendo qualcosa. Tiepidino. È che... c'è una pinza. Prendi una pinza. La pinza. Io sono andato a cercare la pinza e... è qua. Ci sono gli attrezzini e Ikea. Stiamo facendo troppe pubblicità in sti video. Dobbiamo iniziare a farci pagare. Ciao Ikea. Volete finanziare i nostri video? Finanziateli. Anzi, sai come possiamo dirla? Ciao Ikea. Volete finanziare i nostri video? Finanziateli. Se no diciamo che i vostri prodotti fanno cagare e lo dimostriamo. Abbiamo la casa quasi tutta Ikea. E sta ancora su. Stringiamo questa usa. Bene, bene. Veloci, veloci, sennò si raffredda, vai, vai. Oh. Wow, senti che... Senti come scalda. Guarda. Scalda. Marcello, non far cazzare. Te l'ho detto, dobbiamo farlo su un tavolo.
Questa non è di quelle appuntite. Deve essere tipo una cosa tipo un coltello. Non so, non si vedrà, ma io sono già entrato sotto il tasto. E se spingo, vedi? Yes. Yeah. Meglio con la pinza adesso. Il tasto è qua. Il tasto è lì. Faccio piano, boom. Yeah. Timelapse, no? Ragazzi, manca l'ultimo tasto. Ok, in qua. Qua. Opale! Ora si può suonare. Allora, i bassi fretless non hanno bisogno di corde. Con la saltatrice in mano, non fatelo a casa. Cosa dobbiamo fare adesso? Abbiamo questi solchi qua e in qualche modo dobbiamo anche riempirli, no? E quindi, Marcello, qual è la soluzione? Togliere i tasti. No. Mettere altri tasti. Dai, Marcello. Riempire gli spazi vuoti con lo stucco, avete capito? Lo stucco che serve per le pareti? Lo usiamo nel basso perché è anche per il legno. Questo video è diretta conseguenza della riparazione da panda. Ma vi ricordate nel vecchio video che dicevo? Questo è lo stucco. Lo useremo nel basso. DJ Flavio! Grande, sta cucinando il Nick. Ma che cazzo di pro è il Nick? Ecco qua, siamo a buon punto. Arrivati a questo punto lasceremo il basso che si asciughi. Cioè non il basso, in realtà lo stucco. E domani potremo dargli una prima lisciata con la carta vetrata. Poi proseguiremo con la resina epossidica. Grazie ragazzi, grazie mille di aver visto il nostro video. Se vi è piaciuto il video mettete like, potete commentare, potete condividere, perché è importantissimo per noi. Cioè insomma, se non condividete, non mettete like, non fate niente, i nostri video rimangono lì nel dimenticatoio dell'umanità. E quindi per favore fatelo. Il video finisce qua. Il video finisce qua per il semplice, per il semplice motivo che è finita la giornata. Abbiamo mangiato la pasta, alla fine non abbiamo fatto più durante quella giornata. E quindi vi salutiamo e vi auguriamo un buon lunedì.